Salve a tutti voi utenti ed eccoci qui, questo nuovo video racconti dinamico. Oggi porto, diciamo, più di un racconto, li fondo un po' insieme perché il tema è lo stesso, il girare è lo stesso e soprattutto la storia è secondaria, perché sto parlando di Breach, sto parlando di le avventure che abbiamo giocato, ok? Che intendo perché la storia è secondaria? Perché, come se seguite il video di Breach che ho fatto la settimana scorsa, come già ho detto, i mondi, i pretesti, le missioni servono, se si fanno avventure più lunghe, a costruire, diciamo, una campagna. Quindi lì, quello che accade e la storia nel downtime, praticamente downtime, gli eventi che si ripercuotono nel tempo hanno un significato. Se si gioca a Breach per provare avventure così slegate per gli altri temi, che soprattutto il tema principale, che è l'esplorazione sia dei mondi, sia della distopia, sia anche di questo sistema, diciamo, autarchico, molto retrofuturistico, capite che ci sono vari modi di approcciarlo. Per questo la storia secondaria in questo racconto, perché noi abbiamo fatto questo metodo, cioè missioni diversificate con giocatori diversi, con approcci ovviamente diversi, e anche la stessa autorità che ci guidava diversa, perché è molto interpretabile anche da manuale. Questo è il forte di questi GDR, diciamo, con ampio spazio di manovra, che non vuol dire che non hanno voluto mettere parti, vuol dire che ti danno la possibilità di personalizzare quelle parti, ti danno gli strumenti per farlo. Questo è il fatto. Ti danno tutti gli strumenti per scegliere, diciamo, come regolare, questo è lato master, come regolare e cosa rende interessante, diciamo, l'autorità. Allora, il racconto di oggi sarà tanto incentrato sull'esplorazione. Io, diciamo, la prima parte del Breach è passato quasi un anno, la seconda è passata poche settimane, settimana. Quindi comunque sia, me ne ricordo, sono state molto diverse, sono state molto semplici, ma in quella semplicità è venuto fuori tanto, tanto GDR, tanto interpretare, proprio perché meccanica spiccia, obiettivo comune, sistema che ti porta a far quello, anche una giusta dichiarazione di intenti, ha fatto fluire il tutto, per quanto ogni volta sia una singola serata, in maniera, non posso dire eccelsa, ma in maniera molto funzionale, estremamente divertente. E questa volta, posso parlare per me, l'ho visto anche negli altri. Cioè, io conosco gente che mi ha detto, oh, rigiochiamo a Breach. Non capita sempre, non capita sempre. Specialmente in tantissimi momenti, partite, che ci abbiamo tantissimi GDR da scegliere. Quando qualcuno te ne propone quelli anche più volte, vuol dire che la campanella ha suonato. E questo è importante. Allora, brevemente, per chi non ha seguito il video, cos'è Breach? Un GDR retrofuturistico dove un'autorità manda delle persone che sono molto competenti, sanno far tutto, scienziati, gente che addestrata, un po' simile a astronauti, in mondi completamente diversi, ok? Multiverso, quindi l'impossibile e di più. Tramite tutoni, tramite tanta tecnologia, per fare delle missioni che alle persone che vengono mandate non hanno senso alle volte, perché non sono al corrente dei piani di questa autorità. Questo è il bello. Come ho detto, paradossalmente le missioni si tirano a caso, i mondi si tirano a caso. E quindi può venire fuori qualsiasi cosa. E il bello è che tutto funziona. Perché se poi li colleghi, ci fai la campagna, va bene, cioè, ti può venire fuori qualsiasi cosa. Funzionerà. E quello è il bello, funzionerà. Proprio perché c'è sta retro futuro, ci possono essere gli alieni, cioè qualsiasi, i grandi esseri, qualsiasi cosa. E è tutto previsto. I nostri eroi, che poveretti eroi non sono, moriranno per far questo. E i sostituti moriranno per far questo. Ma tutto verrà ricordato e registrato. Per continuare a giocare. Molto bene. Allora, prima avventura. Ok?
L'avventura parte con quella più vecchia. Abbiamo giocato molto il tema dell'autorità, ok? Cioè, noi costitutoni, col cavo che poteva installare in qualsiasi momento, missione salvataggio. Dovevamo andare a vedere che succedeva dentro a questo mondo. Portale aperto da parecchio, quindi pericoloso che il tempo rimane poco, perché i portali si possono chiudere, si possono aprire allo stesso punto, sono casuali. E chi è di qua è finita. Ma non tornerai mai più nel mondo, quindi solita la morte, perché i mondi comunque sono non adatti alla vita e tu hai tolte risorse. Ci fai che una tuta spaziale per motivo. E questa avventura è stata molto lenta anche perché volevamo interpretare, volevamo giocare queste persone estremamente competenti. Arriviamo, non sapevamo bene anche il fatto del sistema delle stanze, la meccanica. In realtà sì, lo giochi brutale, ve la stanza, 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 prova, 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 super ostacolo, super, super, super ostacolo, conta il tempo, fuggi. Missione compiuta, ok? L'obiettivo è missione compiuta. Più di sopravvivere, alle volte l'obiettivo è missione compiuta. Perché se non sopravvivi, fai un altro personaggio. Se fallisci la missione, paghi, il gruppo paga le conseguenze perché deve rendere conto, ok? Sono scelte. Ovvio che in campagna magari cerchi il tuo personaggio, vuoi tanto bene, l'hai livellato, che non c'è proprio il concetto di livello, menzione le stat, quindi cerchi di salvarlo magari pagando le conseguenze. Dopo dipende tutta l'autorità, dipende tutto quello che riesci a raccontare, se convinci o no, perché dopo non ci sono tiri, fuori dalla missione non si tira, è tutto diverso, è bello questo dualismo delle meccaniche, molto bello. Quindi, interpretazione un po' all'Alien, ok? Faccio un esempio un po' all'Alien, quindi arrivi a una situazione che non c'è niente. Trovi i resti del campo base, mondo, me lo ricordo io tanto, un piani verdeggianti, con i verdeggianti, su questo cielo blu-viola, con la luce innaturale proveniente da più soli, ok? Ma senza niente, un mondo non morto, tipo dipinto, ok? Io l'ho immaginato così da come ti ho descritto. Una parte difficile di lui c'è proprio trasmettere le informazioni. Infatti, c'è proprio una fase fatta apposta perché vai a fare cose che non esistono. Vai a tu dare un'idea a altri che già è difficile con cose che esistono, che tutti hanno visto, allinearsi. Figuratevi con cose che si creano al momento e che sono completamente astratte, che vanno oltre la fisica, oltre alle volte la logica. E quindi. Io gli do la mia versione, per forza, quella che io ho percepito. Indaghiamo su cosa è successo, adesso sì, quella è la prima difficoltà, sono stati i tiri, gli approcci, scopriamo che persone sono tipo tra il vaporizzato e l'assimilato, perché non sono tracce, sono sparite, ok? Uso questi termini per dopo, per quel che è successo dopo, perché l'avevo capito dopo. E soprattutto a un certo punto parte la prima vera minaccia. Questo terremoto comincia a spaccare la terra e sotto la terra c'era, immaginate questo mondo tipo fluttuava, quindi c'è un vuoto cosmico, quindi essenzialmente bisogna rimanere su questa piastra e ti dico chi con gli sparampini, chi aggrappandosi, chi col jetpack, ognuno aveva le sue risorse, le sue idee, le sue capacità. Si va al clou perché già questa fase, questa parte ci ha portato via quasi 2 ore. Cioè, da qui in questa giocata, esplorazione del mondo, capire i interacciamenti. In questa avventura c'avevamo anche l'autorità che ci parlava tramite radio, che radio, cioè i mezzi di comunicazione. E quindi facevamo domande, ci rispondeva. E era una missione che era come l'avevamo impostata perché i giocatori dovevamo riuscire, cioè tutte queste domande, tutto sto assì là, cioè avevamo scelto quel mood, ok? E lì prende una piega, cioè noi abbiamo si prende una piega incredibile perché chiamiamo negli elementi una squadra ormai, un mezzo trasporto. Quindi immaginate tipo sto rover, quattro ruote che portava quattro persone, però un po', io l'ho immaginata un pochino come la Jeep di Halo, ok?
Quindi un mezzo tosto, non armato, ma tosto, che quattro ruote motrici, vola, semi indistruttibile, qualcosa di. Io mi scendo da ridere. Qualcosa di durevole, perché immaginavamo, ragazzi, ci dovevamo spostare velocemente, fa sti pezzi di terra che si spaccano per i terremoti, cadono nei vuoti, quindi comunque sia res qualcosa di veloce, di forte, resistente. Perché faccio tutta questa puntualizzazione sul mezzo? Perché si è andato nel core dell'avventura, ok? Fatte alcune istanze, superate alcune difficoltà abbastanza marginali, tipo non passa rover, c'è una parete, come lo spostate. Comunque c'è, le difficoltà non sono sempre epocali. Si è arrivata quella epocale, quella vera. Cioè l'obiettivo della missione, di salvataggio, mancava essenzialmente la roba di due membri, un membro, adesso non è importante quanti sono, dovevamo trovarli per dire missione finita, perché missione salvataggio, tutti, magari tutti morti, però tu ti hai trovato tutti. Comunque quella missione è riuscita, non hai potuto salvarli perché sei arrivato che erano tutti finiti, ma porti le prove e tutto il resto. Perché non sempre le missioni vanno come speri, però devi soddisfare i requisiti. E troviamo sta creatura lovecraftiana, proprio da come descritta. Adesso qui il ricordo comincia un po' a sfumare. Era tipo questa massa di tentacoli, ma dire colossale poco, tipo grande come una regione, che si muove, contorce, creava i terremoti in tutto il mondo, in tutta questa parte del mondo. E noi coi mezzi vedevamo che c'era un pezzo di questo accampamento vicino a sta affare che stava pian piano assimilato. E dovevamo recuperare quello che c'era lì, magari c'era qualcuno ancora lì o quel che rimaneva. E quindi parte la vera sfida, è guidare il rover intorno a sta affare che creava terremoti, spostamenti d'aria, spawnava sti tentacoli grandi quanto città e facevano sti salti, quindi era comunque una prova nel tempo, con sempre l'orologio che scorreva, comunque sia, avevamo tantissimo tempo, era stata, le sfide erano divise in spicchi in tanto tempo, perché portare aperto da parecchi era molto stabile. Comunque, nei tiri, per quanto il tempo era dilatato prova per prova, non erano tantissimi in realtà, quindi erano poche prove. Perché tu puoi fallire, paghi le conseguenze, non sembrerà morto, ma finché hai tempo puoi ritentare. Quando non hai più tempo, o vai via, o la rischi, o fallisci il rischio e a mani di hai game over per tutto il gruppo. O per chi ha voluto rimanere, perché il gruppo non è che c'è chi torna e chi non torna. C'è anche sta scelta, è bello Breccia, ragazzi, è bello. Magari se scegli uno torna, ci arrischiamo noi, tu racconterai che è accaduto. Se falliamo, cioè proprio veramente da tanto vibes Alien, alle volte un po' magari Star Trek, per la parte sociale, dipende da come lo vuoi approcciare. Comunque, fatto tutte le prove, arriviamo là. Prendiamo ciò che rimane, perché ovviamente non c'è la missione di salvare, ma missione compiuta, abbiamo tutto quello, tutti, abbiamo trovato tutti, e estrazione, e questa è finita. L'altra, molto meno, l'altra missione, molto meno politica, giocata la settimana scorsa, senza l'autorità che ti parlava, incentrata solamente sulle esplorazioni, ok? Scelto questo fulcro volutamente perché avevo molto meno tempo, abbiamo giocato solo 2 ore, 2 ore e mezzo, intensissime. E veramente è fresca, quindi questa so più dettagli. Veramente bella. E vi ricordo che queste missioni sono tirate casuali. Perché è bella perché curata sia dai giocatori che dal master, ok? Cioè, tu metti il tuo, lui mette il suo e si costruisce stando sul canovaccio. Allora, stavolta gruppo solo 2 persone. Gruppo Ciarlone, nel senso che fanno parecchie missioni, non veterani, però fatti siamo missioni un po' scioccarelle. Cioè, vai là, recupera questo, vai là, scannerizza questo. Cioè, roba tranquilla, perché bello che poi sei fortunato, facciamo missioni sciocche. Cioè che non succede niente, vai a un mondo tutta roccia, vai là, fai uno scanner, torni. Possibile anche questo, eh? Qualsiasi cosa è possibile.
come che ve là c'è il vuoto cosmico e devi tornare perché ragazzi c'ho il vuoto cosmico, c'è niente, finita. Qui questo ovviamente non le giochi, però fa capire che tutto è possibile. Missione: entriamo in uno spazio acquatico, ok? Sotterraneo, ovviamente buio, si vedeva solo con le luci delle tute, chiuso, caverne, quindi claustrofobico. E già partiamo. Prima prova: muoversi nelle correnti, perché le correnti non ci facevano spostare. Primo problema: siamo dentro a un tunnel di caverne, quindi perdersi è impossibile, che c'eravamo i cavi. Cavi ovviamente è una cosa narrativa, sono chilometrici, ne siamo anche limite di distanza, è molto ampio su questo. Comunque sia, perdersi per tornare indietro, a meno che non è proprio un pericolo, non è previsto. E comincia la prima stranezza. Prima stranezza è che questi tunnel, a modi immaginate formicaio, ok? Dopo abbiamo scoperto che è una cosa differente. C'è correnti diverse, fuori dalla fisica, e fin qui, vabbè. E abbiamo trovato il primo pericolo. Queste correnti sono artificiali, create da creature similpompe naturali che si adattano al tunnel, assorbono l'acqua, la filtrano con i nutrienti, che sono nutrienti di plankton, piante, quelle che è del mondo, e fanno passare l'acqua. Ma per noi pericolose, perché e noi se andiamo in mezzo a tutto il loro sistema, per quanto non eravamo nutrienti, ci avrebbe ucciso, fatti del male. Quindi ne eliminiamo una per studiarla, capirla. L'obiettivo della missione era capire il sistema gerarchico di questo mondo. C'è anche questo. Quindi interlacciarsi con strutture senzienti e capire la loro gerarchia, se ci sono. Questa non contava, comunque l'era registrata. Sta piovra polpo. Piovra pompa l'hai chiamato, ok? E esploriamo, usciamo. Vediamo quando usciamo nel mare aperto, e c'è questa cosa proprio da fobia, l'oscurità nell'acqua infinita, perché esci fuori da questo posto. Dietro, da lontani, vedi una gigantesca spugna piena di buchi, quindi ecco per tutti i tunnel, e tutti intorno l'infinito, sopra, sotto, l'oscurità. Il mondo, avevi fatto le prove lì, c'è passato parecchio tempo, lì è dato proprio il tema dell'esplorazione, perché ci ha fatto perdere tempo in meccanica, era previsto. Il mondo non aveva, c'è una gravità differente, se ti allontani da questo core, l'acqua ti schiaccia in qualsiasi direzione, i valori della pressione aumentavano. Quindi questo è un mondo dove praticamente, visto che se la pressione schiaccia qualsiasi cosa, non ci interessava cosa c'era oltre, non ci potevamo andare, solo quel spugnone di tunnel colossale. Cioè, sta cosa sotto, sopra, destra, sinistra, tutte le direzioni, sta cosa è incredibile. Già solamente pensarla, fuori dalla fisica, io mi affascina sti mondi senza logica. Comunque, ritorniamo ai tunnel, prendere altre strade, troviamo un monolito e lì possiamo cominciare a fare prima ricerche, capiamo che c'è stata una razza super evoluta dai disegni, dalle cose, perché hanno il viaggio spaziale e sono stati in questo mondo e non hanno lasciato altro che questo monolito, anche perché in questo mondo da qui c'è solo plankton e le piove pompa e basta. E siamo arrivati al finale, ultima stanza, che l'ultima prova era proprio una prova mentale di comprensione, di assimilare tutti i pezzi. E il fallimento sarebbe stato continuare a provare finché non estrapolavi il tutto da ciò che vedevi, percepivi, cosavi, fino alla fine del tempo. Ma noi siamo stati tra il bravo e il fortunato, e abbiamo speso tipo solo metà del tempo perché ne è fallito un tiro. C'era questo quadro, c'è veramente questa scena, ma no, no brutta, no horror e no folle. Questa scena ispirante, per me, proprio come è scritta la maestra, è ispirante, di questa creatura meccanica, ipertecnologica, grande, in una stanza che è al cuore del mondo
il mondo è essenzialmente questi tunnel, che tramite questa tecnologia di creazione lui assemblava le piovre polpo, assemblava esseri viventi in maniera organica, non alla mostra di Frankenstein, gli dava vita e creava questo ecosistema perché avevamo visto c'era qualche colore diverso da loro e lì avevamo capito che i colori davano il ruolo. Chi era il predatore, chi era la preda, chi il riproduttore. Il riproduttore no, era un'altra cosa. Il pulitore, perché il pulitore era solamente staccatura centrale. E vedendo sta scena, noi giocatori, confusione ovviamente totale, facendo le prove, rivedendo che non interagiva con niente, noi eravamo ovviamente spettatori, esseri alieni, non interagibili con questo mondo, il mondo ci ignorava. Essenzialmente questo mondo era un semplice acquario, era un'opera di creazione di Starazza Superiore che l'ha abbandonato visto che non ci poteva vivere nessuno. Loro, nel loro potere, dimostrato potere, hanno creato delle forme di vita solo per far vivere in questo mondo con un creatore che è questa macchina ipertecnologica che dava l'equilibrio al mondo. Sta cosa solo un breach, ragazzi, solo un breach. E lì facendo le nostre ricerche. Il bello, ma sta cosa che servirà? Niente. A niente. Catalogato, mondo, scritto, è così. Servirà per il futuro? Sicuramente no. Ai nostri no. Siamo sopravvissuti? Sì. Abbiamo visto qualcosa di nuovo? Direi. Però, ecco, come missione mi ha lasciato quel pensiero. Perché no? Perché no, tu c'hai la possibilità di fare l'infinito nell'universo. Puoi fare del male, puoi fare del bene, puoi fare anche un'opera d'arte. Cioè, c'è stata confusione. Tirando a caso, questa c'è, diciamo, dopo ovviamente l'abbiamo arricchita vedendo questo finale. Il cuore del mondo è praticamente il polpo creatore dei polpi. Va bene, avete capito. Insomma. Missione particolare, veramente strana, che mi ha affascinato, ma non perché mi piace l'illogicità, il caos, tutto il resto, così buttato senza motivo. In realtà, tema delle distopie, retrofuturo, il multiverso, ci può essere qualsiasi cosa. Oh, perché no? Io mi sono detto, perché no? Alzo un motivo. Razze aliene che pensano diverse dall'umanità, quindi non possiamo comprendere. Andiamo sempre sul tema, magari, grandi esseri, grandi antichi. La missione è finita, missione compiuta. Siamo tornati, siamo andati a letto noi giocatori, che era tardi. E siamo detti: bella, brutta, sicuramente estremamente interessante. È stato un viaggio. Questo è Breach, giocato singolarmente, così one shot. Il tema dell'esplorazione è sempre affascinante se tutti al tavolo vogliono quello. È stato ovviamente arricchito, c'è stato combattimento con la piovra, situazioni concitate, il sopravviva la pressione per tornare utilizzando gli scudi di energia, cioè non entro nei dettagli, comunque se i tiri ci sono stati, qualche fallimento c'è stato, si è persi nei tunnel, il tempo scorreva, però ecco. Conseguenze gravi perché le conseguenze gravi le paghi in base a che fallimento, che approccio fai, l'abbiamo sempre evitate. Tutte danneggiate, abbiamo tutte danneggiate e mi sembra uno si è ferito, uno di due, se non mi ricordo, ma una ferita leggera, quindi missione compiuta al 100%, missione a perso braccia, equipaggiamento utilizzato. Conclusioni, Breach lo consiglio. Per chi piace questi temi, come ho detto in un altro video, il racconto è interessante per chi, diciamo, lo chiede. Io l'ho detto, parlavo di questi argomenti, a me è piaciuto parecchio, ho voluto condividerlo con voi, quindi fatemi sapere la vostra, se è stato noioso, è stato strano capirlo, è stato strano anche per noi che abbiamo giocato, pensate, per voi che avete ascoltato solo una parte. Ho trasmesso il mio interesse che ho avuto al momento, cioè proprio la mia smania di vedere, di trovare, fatemi sapere, condividete per chi è amante di questi generi e
E soprattutto fatemi sapere se avete provato Breach, se vi siete interessati, anche perché essendo un gioco uscito da neanche un anno si trova dappertutto. Ok? Ci vediamo al prossimo video, grazie a tutti!